È molto difficile stimare fino a che punto quest'opera di Husserl, La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, sia stata determinante per la filosofia novecentesca e contemporanea. Soprattutto è difficile perimetrare l'influenza di quest'opera sulle declinazioni più disparate del pensiero e relativi ambiti problematici, perché è un'opera che, diciamo, ha avuto influenza dalla gnoseologia alla filosofia della scienza, dalla sociologia alla filosofia politica, dall'ermeneutica alla teologia. E naturalmente, come ogni grande opera, come ogni opera che ha avuto un'influenza di questo genere, è stata soggetta a distorsioni, per cui è sempre fondamentale, importante tornare direttamente alla fonte. Il titolo di quest'opera è suggestivo, no? La crisi delle scienze europee, e si presta a interpretazioni semplificatorie. Faccio un esempio fra tutti. Si legge in quest'opera una frase di questo genere che è diventata estremamente celebre. Husserl scrive: filosofia come scienza seria, rigorosa, apoditticamente rigorosa. Due punti. Il sogno è finito. Ecco, considerando che Husserl nel 1911 aveva scritto un saggio dal titolo La filosofia come scienza rigorosa, è sembrato nel leggere questa frase, così è stata divulgata, diciamo, l'idea e questa frase che troviamo in quest'opera, è sembrato che Husserl semplicemente con questa denuncia della crisi delle scienze europee abbia voluto ritrattare quanto detto precedentemente, si sia rassegnato all'idea che in effetti il sogno di una scienza rigorosa è finito. In realtà, a leggere bene questa frase, il contesto nel quale è inserita, si capisce evidentemente che Husserl non sta in qualche modo pronunciando qualcosa che riguarda il suo pensiero, ma sta citando, e sta citando l'idea che il sogno sia finito esattamente per dimostrare il contrario, cioè per dimostrare che nonostante sembri che il sogno di una scienza rigorosa sia finito, è necessario lavorare proprio per costruire quello che questo sogno finito sembrerebbe negare, cioè esattamente una scienza rigorosa. Quindi questa è una tesi che Husserl cita ma non sottoscrive, perché non rinuncia al sogno di una scienza rigorosa, ma naturalmente che cosa significa questo? Significa che è necessario operare un profondo ripensamento di cosa sia la scienza, di cosa sia la ragione, di cosa sia la filosofia e di quale sia il rapporto tra tutti questi termini. Ma per arrivare a capire un po' meglio che cosa ciò significhi, un paio di considerazioni sulla struttura generale dell'opera e sul contesto nel quale Husserl la scrive. È un'opera composita, eterogenea, nella forma in cui noi oggi la possiamo leggere, non è la forma in cui Husserl l'ha licenziata, perché in effetti Husserl non ha mai licenziato definitivamente qualcosa come un'opera compiuta dal titolo La crisi delle scienze europee. È stata pubblicata nel 1954, quindi postuma, nella forma in cui la vediamo evidentemente, grazie alla cura di Walter Bimmel, e il nucleo germinale di quest'opera sono due conferenze che Husserl ha tenuto nel 1935 a Vienna e a Praga. Come sempre Husserl non è soddisfatto del lavoro che licenzia, per cui quando manda il testo scritto di queste conferenze perché fosse pubblicato sulla rivista Filosofia di Belgrado, manda il testo di quelle che saranno poi le prime due parti dell'opera, ma non sarà soddisfatto di quella che noi oggi leggiamo come terza parte, quindi in sostanza chiede che non sia più pubblicato e diciamo, sopraggiunge la morte, per cui l'opera resta per l'appunto incompiuta. Delle tre parti che noi oggi abbiamo di fronte, quindi solo le prime due sono state licenziate da Husserl, la terza è stata poi rielaborata dal curatore. Vediamo, diciamo, quali sono i nuclei proprio principali di queste tre parti. Cominciamo con la prima. Nella prima parte della crisi delle scienze europee, Husserl, nel denunciare questa crisi, enuncia la portata e il significato più profondo di questa crisi e sostanzialmente ci mette di fronte ad una equazione. La crisi delle scienze è la crisi dell'Europa ed è la crisi, niente di meno, che della umanità. Il titolo di questa prima parte dell'opera è La crisi delle scienze come espressione della radicale crisi di vita dell'umanità europea. Che significa questa equazione? Husserl muove da una constatazione che in realtà è di estrema attualità, perché potrebbe essere tranquillamente ripresa oggi. Tutto oggi sembra in crisi tranne che la scienza. La scienza funziona, o le scienze funzionano meravigliosamente, e quindi non si capisce perché uno debba denunciare la crisi delle scienze e poi delle scienze europee. Ebbene, questa opinione è parte integrante della crisi stessa. Per capire cosa voglia dire Husserl dobbiamo partire da una premessa. Che cos'è la scienza per Husserl?
Ebbene, la scienza nel senso più pieno del termine, quel senso per cui la filosofia è scienza, non è un comportamento tra gli altri dell'essere umano, non è per esempio un comportamento teoretico piuttosto che o invece che pratico. Non si tratta, la scienza non è una conoscenza nel senso più ristretto del termine, per cui non è acquisizione di informazioni dal punto di vista di Husserl. Cito ancora una frase emblematica, per Husserl con la scienza, diciamo, ne va di quello che è il senso o l'insensatezza dell'intera esistenza umana. Questa è la scienza per Husserl. Quindi in questo senso appunto non ha senso di distinguere tra teoretico e pratico, e si tratta invece di capire che l'uomo è, diciamo, ha a che fare con il senso o l'insensatezza della sua esistenza nel momento in cui capisce che questo senso o questa insensatezza dipendono esclusivamente da se stesso. L'uomo comincia ad entrare in quel percorso che è l'acquisizione di questo senso e che è per l'appunto la scienza nel momento in cui la ragione si libera dai vincoli che la tengono prigioniera. Vincoli che sono per esempio quelli della tradizione, che sono quelli del mito. Ecco, nel momento in cui la ragione comincia a funzionare, in questo momento l'uomo comincia a appropriarsi del senso della sua stessa esistenza. Quindi, diciamo, praticare la scienza significa sostanzialmente praticare un percorso di autonomia, nel senso etimologico del termine, cioè è quell'uomo che naturalmente è in grado di dare la legge a se stesso, significa sostanzialmente praticare un percorso di libertà. Essere nel comportamento, nella modalità dell'esistenza che è la scienza, significa essere liberi ed essere pienamente razionali. Questo significa, Husserl lo spiega sempre in questa prima parte dell'opera, che la scienza non può mirare a niente di meno che a quelle che sono le questioni supreme e ultime della metafisica. Husserl non ha nessun pudore a enunciare quali sono queste questioni supreme e ultime: Dio, libertà, immortalità. La scienza garantisce all'uomo un accesso al regno della verità, del valore, del vero valore del bene, e a un regno che è sostanzialmente sovratemporale. Ora, non è difficile riconoscere in queste idee echi platonici ed echi kantiani che Husserl di nuovo rivendica esplicitamente. L'uomo è razionale, dunque mira per definizione, per essenza a tutto questo. L'uomo ha una vocazione alla razionalità, che Husserl, diciamo, spiega a partire da questo concetto fondamentale in quest'opera, che è il telos, cioè l'uomo è portato strutturalmente a raggiungere questo tipo di valori supremi e sovratemporali. L'uomo e la storia umana hanno una struttura teleologica, cioè mirano esattamente a questo fine. La scoperta di questa vocazione teleologica alla ragione accade storicamente e accade in Europa, accade in un momento determinato, accade in Europa, accade in Grecia, accade nel momento in cui nasce per la prima volta appunto la filosofia. Siamo tornati così all'equazione di partenza. Si capisce che se questo percorso va in crisi, non è un percorso che riguarda un certo ambito teoretico epistemologico dell'uomo, è un percorso che riguarda l'uomo, l'umanità nella sua integralità, ed è un percorso che riguarda l'Europa, come luogo nel quale appunto questa scoperta è accaduta. Allora, a questo punto Husserl, chiarito che questo è il problema, diciamo che questo è l'ambito problematico, cerca di chiarire che cosa sia sostanzialmente successo nel momento in cui la scienza, in questo senso profondo, è entrata in crisi. Che cosa si è inceppato? Per rispondere a questa domanda, Husserl sostanzialmente ci propone un percorso duplice, un percorso che è contemporaneamente storico e teorico, e grosso modo, senza voler essere troppo precisi perché il discorso è intrecciato, grosso modo queste sono le due successive parti della crisi che noi abbiamo, dell'opera che abbiamo di fronte. Cominciamo appunto dalla prima questione importante. Come possiamo esprimere allora questa crisi? Cosa è effettivamente successo? È molto semplice per Husserl. La crisi consiste sostanzialmente nel fatto che la scienza, che adesso è diventata le scienze, non ha più nulla da dirci,
sulle grandi questioni della esistenza umana. La scienza ha molte cose da dire, ma nulla sul senso o l'insensatezza dell'essere umano. Questa crisi si può spiegare in un modo più tecnico, in questo modo. La crisi nasce nel momento in cui accade una frattura tra la scienza, nel senso che Husserl dà a questo termine, e il cosiddetto mondo della vita. Quando accade la frattura fra la scienza e il mondo della vita, lì accade la crisi della scienza, che diventa la crisi delle scienze europee. Che cos'è il mondo della vita? Il mondo della vita è uno dei concetti, anche qui, più famosi che Husserl ha in qualche modo consegnato alla storia del pensiero. Va detto che non è un conio husserliano questa espressione di mondo della vita, però è un conio, diciamo, è un'espressione che grazie a Husserl entra in circolazione nel pensiero e, come accade a pochi concetti filosofici, entra in circolazione non solo nel gergo, nel linguaggio tecnico della filosofia, ma addirittura nel linguaggio quotidiano, perché è un'espressione, appunto, che si è disseminata in diversi ambiti del linguaggio. Naturalmente è molto difficile dire che cosa significhi, perché è un concetto in tensione all'interno dell'opera, però andando sostanzialmente per grossi tagli, analizzando l'espressione, mondo della vita, che in italiano diciamo in tre parole, in tedesco è un composto, è un solo termine. Questo è molto importante, perché mondo della vita, o Lebenswelt come si dice in tedesco, esprime una unità profonda tra la vita, appunto, e il mondo. Questa unità profonda tra la vita e il mondo è esattamente quella che la crisi interrompe. Che cosa significa unità profonda? Significa quello che Husserl, con un termine tecnico, chiama, dal punto di vista fenomenologico, intenzionalità. Il mondo della vita è una interazione efficace tra la vita e il mondo, tra la vita che abita un mondo, tra la vita che riesce a vivere sensatamente all'interno di questo mondo. Torna la questione, per l'appunto, del senso. Il mondo della vita è appunto quel mondo nel quale la vita si trova, diciamo così, con un'espressione non tecnica, a proprio agio. È il mondo al quale, appunto, la vita conferisce senso tramite le operazioni che fenomenologicamente si chiamano di costituzione. È una costituzione trascendentale grazie a cui, appunto, la vita riesce a costruirsi un mondo sensato. Ora, questo mondo della vita è il mondo immediato in cui, appunto, la vita e il mondo contemporaneamente si mostrano semplicemente per come sono. Qui interviene una che è, diciamo, un'istanza profondamente fenomenologica, no? Che è quella di fedeltà a ciò che si mostra. Ebbene, il mondo della vita è esattamente il mondo così come appare immediatamente alla vita. E allora è chiaro che se la frattura interviene come elemento di crisi, questa è la diagnosi della crisi delle scienze europee, le scienze che hanno dimenticato il mondo della vita, è chiaro che la cura consiste nella fenomenologia trascendentale, quindi come in quella scienza nuova che consente il recupero, appunto, di quello che di quel mondo della vita nel modo in cui questo mondo semplicemente appare. Ma dobbiamo vedere meglio quando e come si è verificata questa frattura. E qui, appunto, interviene quel percorso che è propriamente storico, quel percorso storico che Husserl mette in opera, appunto, nella seconda parte della crisi. Naturalmente si tratta di capire quando è intervenuta questa frattura, ma questo significa capire che tipo di idea di storia Husserl ha in mente, perché il movimento della frattura non è semplice, non è univoco, ma è sempre duplice. In questo senso, la struttura teleologica della scoperta progressiva della ragione non è semplicemente interrotta dalla crisi delle scienze europee e dalla frattura tra la scienza e il mondo della vita. Nel momento in cui interviene la crisi, il movimento, il percorso storico, secondo Husserl, sostanzialmente si sdoppia. Cioè, il telos continua, come si dice, come un fiume carsico, a proseguire il suo movimento, ma contemporaneamente si affianca a questo movimento un contromovimento
movimento che invece produce la crisi. Quindi in sostanza è come se andassero insieme contemporaneamente questi due movimenti, e la fenomenologia, una volta che si sia resa conto della crisi, ha il compito di mostrare storicamente tanto il movimento tanto la frattura che porta al movimento, diciamo così, negativo di crisi delle scienze europee, quanto quel percorso teleologico che invece prosegue, e prosegue al punto tale che la fenomenologia non sorge dal nulla, ma sorge come esito di quel movimento teleologico che continua ad andare avanti. Quindi quando si inceppa, però, quando si sdoppia meglio questo movimento teleologico della ragione, quando avviene la frattura tra le scienze e il mondo della vita? C'è un momento embrionale per Husserl che, guarda caso, coincide esattamente con la nascita della filosofia. Questo momento embrionale è quello che viene prodotto dalla geometria antica, un movimento di straordinaria scoperta, e contemporaneamente già inizio di una copertura. C'è sempre nella crisi, appunto rispetto a quello che dicevo di questo movimento duplice, c'è sempre nella crisi questa insistenza sul fatto che ogni scoperta si accompagna ad un movimento di copertura. Ebbene, questo comincia già con la geometria antica. Husserl dimostra sostanzialmente come questa scoperta della geometria, di un mondo di forme ideale, di un mondo sovratemporale di forme, sia un movimento che accade naturalmente in Grecia e che ha delle origini dimenticate, assolutamente empiriche. Cioè la geometria, scoperta, ripeto, di un mondo di forme pure e ideali, accade nel mondo della vita. Accade, Husserl descrive questo storicamente, proprio a partire dalla pratica della agrimensura, si dovevano costruire delle forme, diciamo, delle delimitazioni chiari dei campi. Ebbene, a partire da questo processo massimamente empirico che ha luogo nel mondo immediato e quotidiano della vita, si arriva alla necessità, quindi si segue un movimento teleologico appunto, di in qualche modo migliorare costantemente questa pratica, fino a che la linea che separa, per esempio, due campi non diventa sempre più precisa, sempre più perfetta, non viene idealizzata fino a diventare la retta della geometria. Naturalmente questo movimento viene dimenticato, per cui ad un certo punto la geometria ha a che fare sostanzialmente con punti, con rette, con cerchi che non sono più, non hanno più nulla a che vedere con i cerchi o le rette imperfette che produciamo nel mondo della vita, ma sono appunto una scoperta, sono elementi di un mondo geometrico puro. Questo succede con la geometria antica, ma ancora non è la produzione di una vera e propria frattura col mondo della vita. È soltanto una possibilità la geometria antica. Quando accade storicamente questa frattura? Questa frattura accade storicamente con il genio coprente e scoprente, questa è una citazione di, appunto, di Husserl, che è Galileo. Naturalmente Husserl non interessa storicamente la figura o la persona di Galileo, interessa il Galileo, diciamo, è il nome per un movimento storico complessivo che appunto si condensa in Galileo. Perché Galileo è un genio scoprente e coprente? Perché scopre una possibilità fondamentale, cioè scopre la possibilità di un nuovo utilizzo della scoperta della geometria antica da parte dei greci. Galileo compie due mosse fondamentali rispetto al mondo della vita. La prima è che il mondo ideale, quello scoperto dai greci, quello di rette, cerchi, eccetera, non è una perfezione di quello che è rappresentato in modo imperfetto nel mondo reale, nel mondo della vita. Faccio un esempio. Dal punto di vista della geometria antica, un piatto rotto, un piatto scheggiato, è sostanzialmente una forma imperfetta di un cerchio. Ecco, per Galileo no. Il piatto scheggiato è a sua volta una forma perfetta, che non è perfettamente un cerchio, ma che è qualche cosa che può essere tradotto esattamente negli stessi termini di un cerchio sul piano delle forme ideali. Sostanzialmente la prima scoperta, la prima mossa di Galileo è che non vi è nulla del mondo della vita che non possa essere riportato al piano ideale delle forme pure della geometria. Questa è la prima mossa. La seconda mossa decisiva dal punto di vista di Husserl che compie Galileo è quella che viene chiamata tecnicamente la matematizzazione indiretta.
Cioè esiste un procedimento che consente di quello che dicevamo prima, cioè di tradurre sistematicamente ogni elemento del mondo della vita in un elemento delle forme pure, geometriche, stavolta matematiche. L'esempio più classico è quello del suono. Se io ascolto un suono, se vedo un colore, queste sono, diciamo, le cosiddette qualità secondarie inizialmente, no? Cioè quindi qualche cosa che è un'esperienza sostanzialmente soggettiva. Oggi li chiameremmo i qualia. Husserl utilizza il termine i pieni, in italiano viene tradotto con un'espressione latina, i plena, ma insomma stiamo parlando di questo. Ebbene, questa esperienza soggettiva può essere tradotta in modo univoco e rigoroso sul piano di una oggettività pura, esattamente come quella delle forme geometriche? La scoperta di Husserl è sì. La scoperta di Galileo è sì. Nel momento in cui il suono viene ricondotto alle oscillazioni, per esempio, di una corda, oscillazioni misurabili, ebbene questo significa che è possibile tradurre quell'esperienza che inizialmente sembra un'esperienza soggettiva, è l'esperienza che abbiamo nel mondo della vita quando ascoltiamo un suono, bene, viene tradotta grazie al linguaggio matematico in un'esperienza perfettamente trascrivibile sul piano delle forme pure. Quando il colore, l'esperienza visiva del colore, l'esperienza soggettiva del colore viene tradotta in uno spettro di frequenze anch'esso pienamente matematizzabile, ebbene abbiamo lo stesso procedimento. In sostanza, quello che compie Galileo è la possibilità di una completa trascrivibilità del mondo della vita sul piano dell'oggettività scientifica. Naturalmente questa è una grande scoperta, ma ha un prezzo. Ha un costo. Qual è il costo? Beh, per esempio che l'esperienza che noi facciamo nel mondo della vita, viene tradotta, ma si potrebbe dire ridotta, a esperimento. Il costo per cui l'elemento soggettivo dell'esperienza, ricordiamoci che il mondo della vita è quello dell'intenzionalità, quindi di un nesso strutturale tra due poli, la vita e il mondo, soggettivo e oggettivo. Ebbene, nella trascrizione galileiana, il momento soggettivo viene completamente espunto, diventa irrilevante, anzi diventa quello che deve essere necessariamente superato e cancellato perché si abbia la possibilità di una oggettivazione completa. Qui comincia quella che per Husserl è la crisi, cioè le scienze producono un mondo oggettivo a partire dall'esperienza soggettiva del mondo della vita e dopodiché dimenticano questa origine pratico, empirica, esperienziale nel mondo della vita e sostituiscono il mondo oggettivo al mondo della vita come se non vi fosse scarto, come se non vi fosse residuo, come se questo movimento di trascrizione progressiva non fosse mai avvenuto, come se il mondo sostanzialmente non fosse il mondo della vita, ma fosse il mondo della oggettività. In sostanza, come se l'oggettività fosse la verità pura e semplice del mondo della vita. Ecco, nel momento in cui la scienza opera questo scambio, Husserl utilizza il termine questa sostruzione, cioè in sostanza questo scambio, questa sovrapposizione che diventa illegittima nel momento in cui non ricorda più il processo dal quale è nata, qui accade la frattura tra le scienze e il mondo della vita. Qui comincia la cosiddetta crisi delle scienze europee. Ripeto, Husserl, a differenza di certe interpretazioni che sono state date della crisi, quasi che Husserl fosse un antiscienziato, Husserl nasce esattamente all'opposto, nasce come matematico, non ha la minima intenzione, e lo dice esplicitamente, di voler con questo criticare alla radice la scienza. Il procedimento che la scienza mette in opera nel momento in cui appunto passa dal mondo della vita al mondo oggettivo è un procedimento assolutamente legittimo. Quello che è illegittimo è l'oblio e la riduzione della scienza al solo versante dell'oggettività. Questa è la crisi, quindi non il passaggio che la scienza oggettiva compie. E allora è per questo che è necessaria la cura, vista la malattia sostanzialmente, la cura rappresentata dalla fenomenologia trascendentale che tra gli altri compiti ha quello di ricordare per l'appunto il percorso e il movimento che è stato compiuto. Da questo momento, e qui parte un'analisi molto interessante della storia del pensiero, da questo momento, secondo Husserl, il pensiero diventa per l'appunto il conflitto strutturale tra la
tendenza all'obiettivismo, all'oggettivazione e quello che lui chiama il trascendentalismo. Che cos'è il trascendentalismo? Il trascendentalismo è per l'appunto il percorso in virtù del quale si riconduce ogni oggettività alla sensatezza che ha il suo luogo d'origine nella soggettività. Ebbene, la storia del pensiero diventa storia del conflitto tra questi due movimenti. Di nuovo, non dobbiamo immaginarlo come una storia del conflitto tra pensatori, perché il conflitto è interno a ciascuno dei pensatori che Husserl analizza. E di nuovo, questo può essere visto nel modo più eclatante nel percorso di un altro dei geni fondatori del pensiero occidentale per Husserl, anch'esso a sua volta scoprente e coprente, e cioè Cartesio. Cartesio, con la scoperta del cogito, della soggettività, eccetera, è in qualche modo l'affiorare primo dell'istanza trascendentale che a Husserl interessa nel pensiero. Perché con Cartesio il movimento trascendentale, il percorso teleologico trascendentale, viene allo scoperto. Viene, irrompe questa soggettività che per l'appunto dal movimento oggettivante vorrebbe essere cancellata. E invece Cartesio scopre che se c'è una sensatezza del tutto, ebbene questa sensatezza ha il suo luogo d'origine per l'appunto nel cogito, nell'io penso. Perché Cartesio è contemporaneamente coprente, visto che ha compiuto questa straordinaria scoperta del movimento trascendentale? Ebbene, perché Cartesio è infedele a se stesso. Nel famoso, celeberrimo passaggio dal cogito alla res cogitans, sostanzialmente per Husserl in Cartesio accade un autofraintendimento e quella soggettività proto-trascendentale che Cartesio scopre viene interpretata e fraintesa come un, cito di nuovo, come un pezzetto o una particella di mondo. Cioè, in sostanza, Cartesio riconduce quella soggettività trascendentale pura scoperta per la prima volta, riconduce questa soggettività a una anima che è una sostanza tra le sostanze interne al mondo e dunque, in sostanza, cede alla tendenza all'obiettivazione. Ecco come questo movimento in Cartesio, questo intreccio, no, del movimento di crisi, quindi contemporaneamente assecondamento del percorso teleologico e crisi, viene immediatamente allo scoperto. Da qui evidentemente non possiamo entrare nella ampia disamina che Husserl compie, da qui si può ricostruire la storia di questa lotta interna al movimento del pensiero. Husserl ha la possibilità qui di offrire delle intuizioni particolarmente interessanti, una per tutte: il problema di Dio che viene posto nella modernità, il problema della funzione di questo, anche in Cartesio è evidente, no? Il ruolo del problema di Dio nella fondazione del cogito. Ebbene, questo problema, perché dal punto di vista di Husserl, non è affatto un problema teologico, è semplicemente quell'istanza, Dio, è quell'istanza della soggettività che viene continuamente cacciata dal movimento obiettivante e che però ritorna come fondamento ultimo che da qualche parte deve essere messo e che è appunto quella soggettività dimenticata dal movimento obiettivante. Dopo Cartesio, appunto, abbiamo queste due linee che si dipartono, una più più marcatamente obiettivante, l'altra meno. Interessante da questo punto di vista come un vero prosecutore di Cartesio dal punto di vista di Husserl sia paradossalmente, da un certo punto di vista, Hume. Perché? Beh, perché in Hume le devastanti critiche alla possibilità di una conoscenza oggettiva del mondo, nel loro essere negative, tuttavia portano per contraccolpo in primo piano è l'idea che questa oggettività della conoscenza del mondo fallisce nel momento in cui non viene ancorata di nuovo ad un piano trascendentale, soggettivo e capace veramente di rispondere all'istanza di senso a cui la scienza deve obbedire. Ma dopo Hume naturalmente c'è Kant, e Kant, che è erede di Hume, è erede di Cartesio, e anche in Kant si potrebbe dimostrare come per Husserl accade questo intreccio. In Kant il termine trascendentale viene evidentemente in primo piano in un senso che è simile a quello husserliano, ma non del tutto, perché in Husserl, secondo Husserl, in Kant resta ancora un'istanza
mitologica, la definisce così, cioè questo trascendentale non viene fondato fenomenologicamente. E si arriva naturalmente attraverso queste grandi passi, l'esame di queste tappe della storia del pensiero, si arriva alla scoperta dell'istanza trascendentale vera e propria, cioè della coscienza trascendentale come luogo e fondazione ultima del senso da parte della fenomenologia. Naturalmente Husserl, come molti filosofi, percepisce il proprio pensiero come il punto d'arrivo del movimento teleologico del pensiero occidentale. Potremmo naturalmente dire ancora molte cose, però mi piace concludere questo discorso su un punto per me particolarmente interessante, e cioè che nel momento in cui la fenomenologia trascendentale si propone come cura appunto delle scienze europee, perché si propone come istanza di esplorazione di questo mondo della vita dimenticato, accade nella fenomenologia trascendentale esattamente quello stesso intreccio di movimento coprente e scoprente, e in modo abbastanza esplicito, che è accaduto in tutti i pensatori precedenti. Perché in questo portare in primo piano la questione del mondo della vita, Husserl effettivamente propone a se stesso e alla fenomenologia trascendentale un'istanza nuova, ed è per questo che la crisi ha una portata così significativa, non soltanto per il pensiero in generale, ma anche nel pensiero di Husserl. Perché la stessa fenomenologia, e questo è evidente, è esplicitamente affermato da Husserl, la stessa fenomenologia ha corso il rischio di ripetere, nonostante tutto, lo stesso movimento di oblio del mondo della vita. Il mondo della vita è un tema nuovo anche per la fenomenologia trascendentale, e ricordiamo che quest'opera arriva alla fine del percorso di Husserl. È un tema nuovo anche per la fenomenologia trascendentale, che in qualche modo si è apparentata alle scienze europee nel momento in cui ha corso il rischio di disconoscere questo tema fondamentale, che porterà nel pensiero di Husserl, evidentemente non possiamo esaminarlo qui, ma porterà nel pensiero di Husserl una serie di rivoluzioni interne che rendono per l'appunto quest'opera, la crisi delle scienze europee, così affascinante.